Comincerei dalla signora Ugolini, che è l'autrice del libro che in qualche maniera ha dato un po' il via al dibattito sulla nostra città, no? Il libro Nel nome della cocaina, la droga Perugia raccontata dagli spacciatori. Ecco, può brevemente illustrarci la sua inchiesta sul mondo degli spacciatori tunisini? Allora, il libro è nato da un percorso mio professionale e da una collaborazione con il SIULP, che è un sindacato di polizia, e casuale. Ed è nato da un'esigenza che avevo sicuramente io come giornalista e anche come cittadina residente a Perugia, e la polizia diciamo, per una situazione di difficoltà nel rapportarsi, insomma, di difficoltà, nel senso che stavamo vivendo, e forse lo stiamo vivendo ancora adesso, un momento di spaccatura tra le varie parti sociali, di litigiosità molto forte, soprattutto un anno fa, nel momento in cui è nata l'idea di fare prima un DVD. C'erano praticamente i residenti, giustamente, in parte così molto arrabbiati per la situazione dei vari in cui molti quartieri del centro e non solo della prima periferia versavano, che attaccavano comune, istituzioni, eccetera, eccetera, perché non si faceva abbastanza. Le istituzioni che dicevano un problema di repressione, la polizia che non fa abbastanza, le forze dell'ordine che si sentivano attaccate un po' su tutti i fronti perché erano un po' l'imbuto di tutte le critiche che venivano mosse diciamo, nei confronti della situazione in cui versava Perugia. Io come giornalista per 16 anni, adesso lavoro a Terni, per 16 anni mi sono occupata di cronaca nera e mi sembrava di scrivere sempre lo stesso articolo, con varie variabili varie, ma insomma sempre lo stesso articolo. Che cosa allora abbiamo deciso di fare? Così, veramente con spirito quasi con incoscienza, perlomeno da parte mia abbastanza con incoscienza, di far vedere con un documentario, quindi visivamente, come funziona lo spaccio a Perugia, per capire veramente com'è, perché se non si capisce veramente com'è la situazione, se non si capisce quali sono le componenti che portano poi a questa situazione, i vari passaggi, la storicizzazione di questo fenomeno, forse non si trovano nemmeno i rimedi per risolverlo. E quindi abbiamo, ovviamente, tutte queste cose fatte fuori dall'orario di lavoro, la sera, anche mettendosi in gioco, diciamo, abbastanza così, senza rete. E il SIULP mi ha dato gli strumenti che consistevano in una telecamerina portatile, poi nella possibilità in un regista che poi ha montato i vari pezzi e poi nella produzione di questo DVD, e io ho deciso per fare una cosa così che non era mai stata fatta, di sentire chi erano, che cosa, cioè veramente da parte degli spacciatori come funzionava il mercato dello spaccio. In fondo gli spacciatori erano gli unici che non erano mai entrati in questo dibattito cittadino. E devo dire, così, ho preso dalla strada questi spacciatori, li ho portati in un ufficio che mi prestava un amico, che la sera era vuoto, e con la telecamera, una volta solo con un cameraman e poi le altre volte con una piccola telecamera, li ho intervistati. E quello che è venuto fuori è stata un po' una sintesi di quello che è successo a Perugia in questi 15 anni. Tra l'altro è vero che queste persone sono in parte mentono, non raccontano tutta la verità perché si difendono, però tutte le persone che ho sentito hanno detto, hanno confermato tutte, ovviamente ognuno con la sua esperienza personale, però a grandi linee hanno confermato tutto, hanno dato tutti la stessa versione, quindi questo mi ha molto, diciamo, confortato. Poi da quel DVD è rimasto fuori molto materiale perché ovviamente ho sentito molte più persone di quelle che ho messo nel DVD che magari solo parzialmente avevano risposto alle domande e ho deciso di farne un libro cioè ho deciso un collega che tra l'altro è della Nazione, quindi siamo assolutamente aperti a tutti i giornali, non ha senso fare
ha una piccola casa editrice di Orvieto e mi ha chiesto di farmi un libro, quindi io ho messo integralmente le interviste che avevo raccolto, che sul DVD erano solo parziali, in più ho cercato di fare un'analisi storica e di rispondere a due domande, ovvero di tentare di dare degli spunti di riflessione per rispondere a due domande. Uno, perché Perugia? Due, perché tanti morti per overdose a Perugia? Ed è venuta fuori una situazione che forse non è del tutto esaustiva, perché sicuramente io non sono andata a toccare, se non tramite delle ricerche che ho trovato, gli aspetti sociologici, perché tanti clienti, quindi tanta gente che fa uso di droga, però sicuramente, secondo il mio modesto parere, è venuto fuori un quadro più complessivo di come funziona lo spaccio, di conseguenza di riflesso anche di come forse funziona la società qui in questo tempo, di come, che percorso anche c'è stato di radicamento dello spaccio. Allora, che cosa è venuto fuori? Intanto è venuto fuori che il percorso di radicamento dello spaccio è strettamente, intanto che lo spaccio è in mano a due grosse etnie, la parte, diciamo, dei grossisti. A Perugia ci sono grossisti e manovali dello spaccio, pusher, non ci sono grandi trafficanti. Ovviamente domani potremmo essere smentiti dalle indagini, però fino a oggi è così. I grossisti sono, senza voler fare del razzismo, però diciamo che secondo gli arresti e le indagini sono albanesi e nigeriani, che si sono, dopo qualche anno di accoltellamenti, risse, regolamenti di conti, divisi in buona sostanza il mercato dello spaccio. Chi spaccia eroina e chi spaccia cocaina e droghe leggere, comunque non si fanno più la guerra fra di loro. Questi vengono, arrivano, fanno arrivare a Perugia o dal nord Europa o dal sud dell'Italia quantitativi di droga nell'ordine di 1-2 kg a settimana ciascuno, e la fanno vendere poi ai pusher, che sono sostanzialmente in questo momento, negli ultimi 15 anni sono tutta stata gente maghrebina, quindi nel nord Africa, prima marocchini e ora tunisini, in grandissima percentuale. Ovviamente è un mercato talmente in movimento, ma dico per grandi sistemi. Questi pusher sono nella stragrande maggioranza clandestini, questi sulla strada. Sono clandestini che quindi non hanno un nome, non hanno un'identità, non possono in nessun modo trovare una regolarizzazione qui. Quando arrivano qui, sull'onda delle grandi migrazioni, o fanno manovalanza per il lavoro nero, del tabacco, oppure anche muratori, insomma nelle aziende edili, oppure per sopravvivere rubano o fanno push, che è la cosa che poi più immediatamente ora riescono, negli anni riescono a fare. Questo perché la condizione di clandestino è la condizione qua di più ipocrita che si possa, che socialmente possiamo vedere, perché i clandestini non si sa, facciamo finta di non vederli, però ci sono, non si sa come gestirli, a volte sono utili appunto per il lavoro nero, per le mafie che spacciano la droga, sono utili da un lato per magari utilizzare politiche di repressione, ci vuole più sicurezza, dall'altro per utilizzare politiche di solidarietà, dicendo bisogna integrare, però rimangono dei fantasmi che socialmente non si riescono a individuare. E anche loro stessi fanno una vita terribile da per certi punti di vista. Poi che cosa è venuto fuori? È venuto fuori che andando a Lustroso, quando a fine anni 90, primi anni 2000, c'è stata questa grande ondata migratoria che è arrivata anche a Perugia, le due etnie che ora gestiscono fanno parte, sono i grossisti dello spaccio, si sono potuti arricchire grazie allo sfruttamento della prostituzione. Cioè la prima grande operazione contro la prostituzione è del 96, l'operazione Parigi, che ha messo proprio in luce tutti i meccanismi della tratta delle donne, dello sfruttamento femminile, della riduzione schiavitù che si era insediata
cominciato a insediare anche qui in Umbria, e le due etnie che hanno, non è un caso che le due etnie che hanno fatto, che hanno tenuto le donne qui sulle strade, ora negli appartamenti albanesi nigeriani, oggi sono i più ricchi, hanno investito quei soldi che, con cui hanno fatto cassa sul corpo delle donne in droga, e ora sono passati dall'essere appunto degli spacciatori di basso livello a essere dei grossisti. Quindi anche questo è stato appurato, insomma, dalle indagini, gli stessi manuali di strada lo confermano. E poi che cosa è venuta fuori da questa indagine? Beh, un po' l'avrete visto, perché poi il mio lavoro, che il mio DVD era in rete, e quindi i colleghi di La Sette con cui avevo lavorato sul caso Cash li conoscevano, mi hanno chiamata, avevano la bozza del mio video e hanno preso molti spunti dal mio libro, quindi l'avrete anche visto. È venuto fuori che queste persone qui nel tempo hanno trovato dei modi per sistemarsi, e questi modi per sistemarsi in parte sono stati anche favoriti da una complicità, quella che io ho chiamato da un'economia grigia, da una complicità anche delle parti sociali, non certo di tutta la città, non certo di tutti i perugini, ma sicuramente di una parte di perugini che in qualche modo hanno fatto sì, forse non volendo vedere, non capendo la gravità, insomma, di quello che stava succedendo, hanno accettato di poter guadagnare in maniera non del tutto legale, forse illegale. Che qual è stato l'altro vettore importante che gli stessi spacciatori indicano? È stato questo passaggio degli affitti in nero, e cioè prima che è stato qui un fenomeno credo socialmente accettato da tempo, perché quando io scrissi nel 2007 scrissi un altro libro sullo sfruttamento della prostituzione, partendo da un omicidio che avvenne nel Folignate nel 2000, anche lì c'era appunto questo passaggio dall'affitto in nero agli studenti all'affitto in nero per le donne, e poi successivamente per gli spacciatori. Cioè, quando diciamo si è aperta una falla nella legalità, prima in questa falla ci stavano gli studenti, e diciamo socialmente accettato perché magari faceva un po' comodo a tutti, e come era sicuramente un reato carattere fiscale, non ingenerava criminalità. Poi, insomma, faccio sempre questa battuta: quando io arrivai qui dalla Romagna e vidi, rimasi molto sorpresa dalla presenza all'epoca, io arrivai qui nel 96, di donne che si vendevano sulle strade, e quando vedi questa presenza anche di spacciatori che cominciava anche all'epoca, infatti poi la prima operazione che ha messo in luce tutti questi meccanismi è del 97-98. E io nel libro riporto un articolo che ho scritto in quegli anni, che già prevedeva tragicamente sequestri lampo, e è un articolo di 12-13 anni fa, che poi si sono verificati in questi giorni, sono purtroppo finiti in tragedia perché c'è stata una reazione, ma tante altre volte ci sarebbe potuto essere questo dramma, perché tanti altri sequestri lampo, comunque rapine in villa, si stanno verificando negli anni, e magari alcune non arrivano nemmeno alle cronache, perché comunque si tratta di persone molto abbienti che non vogliono far sapere fuori comunque di avere ricchezze, giustamente, insomma, ricchezze in casa e così via, ma tante ce ne sono state negli anni che sono venute, appunto, non sono finite in tragedia perché non c'è stata una reazione da parte dei rapinati, o perché dormivano, perché hanno accettato di essere rapinati senza reagire. E sono venute fuori tutte queste conseguenze che nel tempo, appunto, si sono radicate. Queste persone, man mano, trovando una sistemazione, allargando un po' sempre più lo spazio dell'illegalità, sono riusciti a trovare una sorta di percorsi agevolati per arrivare fino a Perugia. Ora, io ho presentato questo libro pochi giorni fa anche col PM Emanuela Comodi, e mi ha molto confortato il suo intervento, perché anche lei ha detto: beh, la domanda perché Perugia non è ben posta, bisognerebbe dire perché non Perugia. Cioè, è chiaro che non possiamo, nessuno si può sentire fuori dalle grandi migrazioni, nessuno si può sentire salvo da quello che sta, dai grandi cambiamenti che stanno succedendo nel mondo. Dalla mia piccola indagine ho scoperto che sicuramente ci sono delle cose che ci passano sopra la testa,